Hey là Crazy People, benvenuti in questo nuovo episodio. Io sono una giovane mente pazza e oggi tratteremo appunto l'RPG che sostituirà MemeSwap. Quindi benvenuti in Mudfather. Mudfather è vero, non ha questa schermata iniziale e vi spiego perché. Io lo scaricai molto tempo fa, parlo all'incirca di un annetto, quasi 2 anni fa se non sbaglio, e ci giocai, quindi non mi ricordo assolutissimamente nulla. Quindi partiamo immediatamente in New Game. Mentre fa la sua intro iniziale, che ho tolto praticamente, vorrei ringraziare i 107 iscritti, ragazzi. Siamo andati ancora più avanti e sono felicissimo di ciò. Father? Yeah? Papà, sei qui dentro? Papà? Dottor House! Questo è Dottor House, cazzo ragazzi. No, è Dottor House, guardate, è uguale. Scusa papà, non ho manco detto quel cazzo ha detto il padre, scusate. Ma io sono spaventata per dormire. Aia, si è fatto male. Ah no, aia la bambina, me l'ho scordato. Non avere paura, tu non sei sola. Hai Dottor House come padre, che vuoi di più? Dai, tua madre è sempre lì con te, là fuori. Lei sta sempre a guardare noi, aia. Ok? Adesso vai a dormire, su. Sì, papà. Brava ragazza. Dove c'è scappato il tacco? Papà, domani... Sì, domani è l'anniversario della sua morte. E quindi le faremo visita domani. Ok. Dai, ora vai a letto. Per favore, resta lì. Ok. Tutto ok, tutto normale. Non c'è problema. Stop. Cosa? No, Av. Aiutatemi. Ok. Io so il segreto di mio padre. Mio padre è uno scienziato. Ama fare ricerche su qualsiasi cosa chiuso lì nei suoi laboratori. Era Dottor House, l'ho detto. E quindi sta sempre pensando, sento qualcosa là sotto, essendo urla di animali e di umani. Che gioia. E quindi da quando era metà mio padre mi raccontava delle cose e mi sta sempre a guardare. Ah, perché lei non fa nulla perché lei ama suo padre praticamente. E questo è stato un segreto. Quando mamma ha già detto no, io ho cercato di aiutare a lui. Chi è quella? Non mi ricordo nulla, ragazzi. Ah! Adesso mi sono ricordato, questa è quella che ha l'occhio a biglia, come la chiamavo io un bel po' di anni fa. My name is myself. Quindi, dai, resta qui ad aspettare. Come, vieni Maria. Dottore. No, oh, dottore. Qui la nostra relazione. Cosa ti preoccupa? No, non mi ricorda lei, questo è il problema. Quindi... La ragazza praticamente il dottore ha tradito la moglie con questa Maria. Ho fatto popò. Vabbè. È un orologio. Mi stavo preoccupando veramente. È mezzanotte. Oggi è il giorno in cui mamma. Non riesco a dormire pensando a mamma. Ok, possiamo muoverci, andiamocene. C'è un coniglio, Snowball. Palla di neve. Qua non c'è nulla. Io non ho... Ragazzi, veramente, non avevo mai capito che cosa erano queste cose. Quindi, ragazzi, io vi avviso, non mi ricordo assolutissimamente nulla. Quindi non ho cominciato a scrivere qua nei commenti, ma tu già giocato, perché non mi ricordo nulla. Quindi mi aspetto davvero il peggio del peggio. Il tuo stacchetto preferito. Ok. Una foto della mamma. Mamma. Ma era strabica, che era? Cioè, avevi una mamma strabica, aia. Che cosa hai fine fatto? Tua mamma e papà, ma... Lei ha paura di me.
Lei aveva sempre guardato qualcosa con i suoi occhi. Lei odiava. Io odiavo lei. Ma mio padre lo sapeva che gli piaceva lei. Ah, staranno parlando di Maria, probabilmente. Mio padre si era sposato. Ah, come ho detto io prima, ragazzi, praticamente il padre ha tradito la moglie con Maria. Questa è la bambola che gli ha regalato il padre. Ho un regalo per te, Aya. Ah, è una bambola. Grazie, papà. Grazie. È una bambola veramente carina. Sembra quasi reale. Ok. Adesso penso possiamo andare a dormire, no? Cosa era? La stanza è diventata improvvisamente tutta fredda. Ho paura, è meglio che torni a letto. Ok, dai, buonanotte. Grazie anche a te. Ok, hanno ridetto un'altra volta la stessa storia di prima, che poi la mamma ha scoperto che il marito se la faceva con Maria, che è quella che abbiamo visto prima, che c'ha gli occhi giganti. Che era? Eh? Cosa volevo? Papà! Devo andare a vedere se papà sta bene. Ho un brutto presentimento. Andiamo bene. Che c'è? Sento delle voci. Roba seria. Ciao ragazzi! Né questa la via! Cos'hai detto? Dai, vieni qui! Ma chi c'è lì? Non lo so. Ah! Una persona normale! Chi sei tu? C'hai la camicetta un po' sporca di sangue, questa è la via. Chi? Stai con me, c'hai la camicia sporca di sangue. Qualcosa mi dice che non è la camicia, vero? Sono tizio, questa è la via. Cazzo è quel coso? È un pomodoro. Ehi là! Sono veramente interessato a rivedere questa stanza. Ti piace leggere, mia cara? Chi sei tu? Adesso sono qualcosa di cristiano, sono Mr. Solomon. Solomon? Capoccia velata! Guarda che se io mi metto con la tua testa così, mi specchio che è una bellezza. Chiamami Ogre. Io spero che ci conosciamo, giovane signorina. Dentro c'è qualcosa, corpi, perché l'Oiter sta scritto diverso? Dentro questa casa, corpi, ci sono mostri qui dentro. Ma quelli erano veramente mostri della storia, ma cosa c'entrano? Certo, qualche maledizione. Ah, praticamente stai dicendo che era una maledizione che vuole attaccare il nostro padre, beh, i punti interrogativi sulla testa. Quindi ci sono delle cose che diciamo ci vogliono uccidere perché il padre ha ucciso delle persone, queste tutte praticamente questi zombie sono tutte persone che il padre ha ucciso che si vogliono vendicare sul padre perché sono degli esperimenti, quindi è la sua ricompensa, diciamo, appunto per aver realizzato tutto ciò e quindi è la vera natura del padre di Aya. Mettiamola così. Brava fanciulla, salva tuo padre che è un killer. Mia mia, mi spiace. Ok. Ciao, 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 ciao. Mio padre deve essere da qualche parte qui. Mio padre. L'abbiamo promesso a mamma. Ho Ok, ragazzi, scusate se ho tagliato il filmato, ma se metto troppi filmati poi non vi faccio gustare nemmeno un po' del gioco, e il che non ha senso, visto che questo è il primo episodio. Quindi, scusate se taglio così. Ok, abbiamo fatto il primo salvataggio. Bedroom. Cosa c'è qui? Salve signore!
dammelo indietro. Parli di questo, vero? Dammi mio figlio. No, non te lo voglio dare. Rientriamo? Ah, ok. Abbiamo preso la chiave dell'archivio. Dopo essermi preso un infarto. Vabbè. È tutto ok. Non è successo nulla. Qua va tutto bene. Che era? Vabbè. Archivi. Ok, abbiamo usato la chiave degli archivi. Comunque, come gioco è fatto veramente, veramente bene. Questo penso che molti di noi lo sanno. Comunque, è fatto in una maniera abbastanza. Ah, un diario. Ah, ok. Cioè, comunque è fatto abbastanza bene come gioco in generale. È un bel gioco, comunque ha attirato molte persone e ciò comunque mi fa piacere perché è bello vedere persone che comunque si appassionano ancora una. Ho trovato delle date degli esperimenti. Che bei disegni però, fatti veramente bene. Abbiamo trovato un codice. Ok, chiudi il libro e posalo, dai. Mamma, mamma, fa male, aiutami, aiuto. Ti vuole stuprare o cosa? Ah? Padre? Che è un flashback? Ah! Il ragazzo fantasma, ovviamente ci fa dentro del suo flashback quando lui è stato torturato per esperimenti. Non avevamo mai finito. No, no, mamma. No. Io perché tutte queste cose non me le ricordo? Ferma tutto questo. Porello. Yami già è morto, no? Ha sofferto come un cane. Poi ti ci metti tu. Cazzo era? Oh, ok. Abbiamo trovato una gemma qua sotto, ragazzi. Questo cos'è? La stanza delle bambole. Ta-ta! Sorpresa! Vabbè. No, io esco da qua sento ridere, ragazzi. Non mi piace sta storia che ridono. Non mi piace per niente. Ciao a tutti. Na 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 na. Ok, qua cosa c'è? Lattico. No, non si può andare perché la scala è troppo corta. Allora, cosa dobbiamo fare? Forse dobbiamo rientrare nella stanza dove era il bambino. Perché la mamma l'ha detto dammelo indietro. Ah, questa è chiusa. Ho sbagliato stanza che era questa. Ok. Eccola, infatti c'era qualcosa. Cos'è? Il pendente. Quindi penso che dobbiamo portare il pendente alla mamma. Che era questa la stanza? Mi pare di sì. Ok. No. Pendente, eccolo qua. Oh. Questo è il pendente. Oh, mamma. Colina, mamma. Oh. Che cosa dolce. Mi hanno lasciato qualcosa. Una gemma. Allora, ragazzi, io voglio concludere qui. Questo primo episodio di Mad Father. Questo gioco è stato richiesto da Paolo Lupo. Che salve. Salve a voi. Ok, questa è aperta, perfetto. Allora, questo gioco è stato chiesto da Paolo Lupo.
Ok, ho un dipinto della bellissima. Porca di quella troia. Vai! Dai, Zeta! Sì, ce l'ho fatta! Come stavo dicendo, questo gioco è stato chiesto da Paolo Lupo nel commento, ci ha commentato sotto il video di Mogeko Castle. Quindi, questo devo il primo episodio di Mudfather. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Se non vi è piaciuto, un don't like. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi al mio canale che si trova lì sopra. Mi raccomando, condividete questo video e aggiungetelo ai preferiti. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, quindi chiudo qui questo episodio. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata!